Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo video. Nuovo arrivo di casa Leica Emblema. Stiamo parlando del modello Cosmo Emblema 209, un semi-integrale con letti gemelli sotto la lunghezza dei 7 metri, 6 metri e 95 per l'esattezza. Come per tutta la gamma Emblema, abbiamo una serie di caratteristiche che lo differenziano da Cosmo Standard. Ve le elenco brevemente prima di fare la solita panoramica esterna. Abbiamo il cerchio in lega montato di serie, le grafiche esterne diverse, il mobilio in noce, la cappa aspirante in cucina, il sistema multimediale doppio DIN con navigazione, telecamera per la retromarcia, la meccanica 140 cavalli di serie, una tappezzeria dedicata e il serbatoio di recupero con bentato e riscaldato già compreso nel prezzo di listino e alcune tasche interne di abbellimento e varie migliorie di design. Iniziamo quindi ora la panoramica esterna, partendo come sempre dall'angolo anteriore destro e facendoci il giro intorno. Davanti vediamo il Ducato rinnovato per la stagione 2022, 2.2 Multijet 3, 140 cavalli abbiamo detto di serie, con il cerchio in lega. Sul cupolino notiamo l'oblò panoramico e la grafica dedicata di Emblema. Passando a sinistra troviamo la prima finestra dedicata alla zona della dinette, il tappo per l'imbarco dell'acqua potabile, il serbatoio chiaramente messo nella panca. Qui sotto vediamo lo scarico delle acque grigie e la leva per andare a fare apertura della valvola. La finestra dedicata alla zona cucina col camino di scarico della cappa aspirante, le griglie aerazione del frigorifero. Subito dopo il passaruoto troviamo il camino della caldaia combi che è una 6.000 calorie a gas e la finestra dedicata al letto posteriore sinistro. Il vano garage, come abbiamo già visto in altre realizzazioni di Leica, ha la doppia barra per il fissaggio degli oggetti con i golfari riposizionabili a nostro piacimento, il crick che viene fissato in gavone e questo spazio che è lo spazio del gradino interno che Leica, come abbiamo già visto, vi dicevo, utilizza dal gavone e non con un vano interno. La parete posteriore ha le grafiche dedicate Emblema, fanaleria posteriore LED, telecamera per la retromarcia installata di serie e passando sul lato destro troviamo il portellone della stessa misura del lato sinistro con illuminazione, presa a 220 volt interna, ulteriore vano per lo stivaggio. La portata è di 150 kg, quindi possiamo caricare tranquillamente biciclette elettriche o lo scooterino senza alcun pensiero. Davanti al vano garage troviamo lo sportello del vano bombole. È un vano dove possiamo mettere due bombole da 10 kg, attacchi a parete, regolatore di pressione già installato, non ha di serie la valvola di sicurezza Truma, quindi quello nel caso dovremo installare. Finestra dedicata al letto posteriore destro, finestra opalina quindi in bagno, cassettina WC per lo scarico della cassetta e attacco esterno della 220 volt. La porta, anche qui la gamma Cosmo e Cosmo Emblema utilizza una porta extra large da 70 cm con finestra integrata e sulla parte interna abbiamo maniglione per la chiusura, pattumiera l'immondizia e chiaramente oscurante plissettato per la finestra. La zanzariera è scorrevole a pacchetto, il gradino integrato per la salita, abbiamo una bocchettina per il riscaldamento subito entrando alla sinistra, un'ulteriore bocchetta frontale e queste due conchigliette che vediamo qui davanti nascondono altre due bocchette che vanno a riscaldare la zona cabina. Salendo troviamo la dinetta L sul lato di sinistra che viene integrata dai due sedili cabina girevoli. Non abbiamo un divanetto sul lato destro e vi faccio vedere subito il perché. Perché anche su una lunghezza sotto ai 7 metri
al posto del divanetto, la scelta è stata quella di avere un armadio in più, quindi oltre agli armadi sotto letto che andremo a vedere in seguito quando andiamo alla zona posteriore, Leica su questa piantina ha scelto di fare un armadio per i capi appesi non posizionato sotto il letto. Chiaramente questo spazio è stato preso dalla panchetta davanti. Il veicolo comunque omologato 4 posti e di conseguenza 4 posti a sedere abbiamo e 4 posti a dormire abbiamo. La zona anteriore ha il nuovo Fiat Ducato, quindi volantino rinnovato, bocchettine rinnovate, doppio DIN centrale. Qui davanti abbiamo tutte le carte relative alla consegna del veicolo. Emblema di serie, abbiamo anche gli oscuranti plissettati, portiere e vetro anteriore, chiaramente. Cupolino con vani a giorno, doppia presa USB sul lato sinistro e 220 volt. Oblò apribile con oscurante zanzariera sulla zona sopra cabina. Doppio pensile sotto al letto basculante. Quello anteriore contiene anche parte del motore, quindi ha un po' meno spazio di stivaggio, e invece quello posteriore chiaramente è libero completamente. Il tavolino è traslabile destra-sinistra e si può far scorrere avanti e indietro. Dietro alla dinetta L troviamo la cucina. La cucina è anch'essa ad L. Abbiamo un classico fornello a tre fuochi con accensione piezoelettrica, un lavello incassato con coperchio che girandolo ha la funzione di tagliere, o utilizzando questi ganci, anche qui Cosmo ci ha abituato a questa soluzione, può essere messo su questa guidina qua e fatto scorrere a seconda delle nostre esigenze. Sopra cucina abbiamo un pensile sdoppiato in altezza per lo stivaggio. Abbiamo cappa aspirante qui sotto, come abbiamo detto prima, finestra per l'aerazione e oblò a tetto. La zona sotto cucina invece è classica, quindi abbiamo il primo cassetto che è un portaposate e poi ulteriori due cassetti per lo stivaggio. Questo inferiore ha le guide più corte perché dietro il cassetto abbiamo il passaruota esterno. Il vano sotto la L è lungo fino in fondo, quindi questo è completamente disponibile. E dopo alla cucina troviamo il frigorifero slim da 140 litri. Anche questo ha celletta freezer all'interno, cassetto portabottiglie sulla parte bassa, scelta automatica della fonte di energia e ulteriore cestone sotto frigorifero per lo stivaggio. Di fronte alla cucina troviamo il vano bagno. Il vano bagno è in configurazione vario, così chiamata, quindi abbiamo la parete con il lavandino e lo specchio e il miscelatore che premendo questa leva qui va a ruotare e mi libera lo spazio doccia insieme a questa paretina che troviamo qui sulla destra che va a chiudermi sulla porta d'ingresso. Pedanina in legno a pavimento e colonna doccia dedicata. Come vedete, la finestra, nel momento in cui questa parete viene sganciata dalla sua sede, chiaramente mi dà accesso alla finestra posteriore. Sul lato sinistro invece abbiamo il classico WC Thetford con tazza rotante, la bocchettina per il riscaldamento e il mobiletto a colonna angolare con un vano a giorno e poi l'antina che mi chiude il resto dello spazio. Zona posteriore del camper, doppi letti, quindi due letti gemelli longitudinali, pensile in coda con illuminazione sulla parte alta e sulla testiera centrale, doppio faretto con prese USB, mensole a giorno sui due lati. E lo spazio sotto letto, sotto il letto lato passeggero abbiamo un ulteriore armadio per i capi appesi, quindi con asta appendiabiti è completamente disponibile, mentre sotto il lato guidatore abbiamo un vano grande come disponibilità di stivaggio e sulla parte bassa invece abbiamo l'installazione della caldaia combi. Gli altri due posti letto sono
sul letto basculante elettrico. Il comandino per farlo scendere è qui sullo schienale della dinette. Il letto è molto comodo perché ha un 140 cm di larghezza, ha un oblò dedicato sopra il letto, doppio faretino di cortesia e può chiaramente usufruire anche del oblò panoramico che c'è sopra la zona guida. La scaletta adesso è nascosta qui sotto insieme alla rete anticaduta di cui chiaramente il letto è dotato. Tutte le foto nel dettaglio del veicolo che avete visto in questo breve video le trovate sul nostro sito www.campersoimex.it. Il veicolo è in pronta consegna, quindi per qualsiasi ulteriore informazione, richiesta, delucidazione, offerta, non esitate a contattarci o telefonicamente allo 0481 91535 oppure attraverso i contatti che trovate sul nostro sito. Il veicolo, listino attuale, quindi parliamo di ottobre 2021, ha un prezzo di listino, comprensivo di tutte le cose che vi ho detto all'inizio, di 65.790 euro. Questo nel dettaglio ha come dotazioni opzionali il letto basculante che abbiamo appena visto e il pacchetto chassis, e costa comprensivo di messa su strada 69.730 euro. Come sempre vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre novità e di cliccare sulla campanellina in maniera che ogni volta che pubblichiamo un video vi arriverà un piccolo avviso di venire a trovarci. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Arrivederci e grazie.